Ciao a tutti, siamo nella prima settimana dell'anno. Sembra bello iniziare tutto con la massima energia. Oggi è lunedì 3 gennaio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. La felicità abita nella natura. Messaggio Gren, che tutti sentono più o meno nel cuore, non più solo i giovanissimi dei Fridays for Future. Che la terra stia scoppiando l'hanno capito anche i vecchietti, perciò chi ha fatto vacanza in montagna nel paesello, in città ci torna a malincuore. Se avete ancora qualche giorno di ferie o di aria respirabile godetevela ancora, uno senza sci, al pensiero di dover tornare nella folla, per di più immalinconita per la fine delle feste, andreste volentieri a dividere la tana con il riccio o lo scoiattolo. Che di sicuro, complice la luna nuova in segno di terra, buona amica di Giove e del vostro inquilino Urano, vi accoglierebbe ben volentieri. Ma il dovere, ovvero Mercurio appena passato in acquario allo zenith, vi chiama, un pensiero allo studio, al lavoro, ai corsi culturali, insomma alla quotidianità, sono sufficienti al vostro aereo interiore per iniziare la fase di atterraggio. Intanto sull'altra pista c'è qualcuno che decolla, e magari avrà proprio la vostra camera e lo stesso maestro di sci, così va la vita, c'è chi va e c'è chi viene. Equilibrio e armonia, bene le amicizie e le coppie. Potrebbero esserci anche proposte di matrimonio o convivenze interessanti. Buona salute sia fisica che spirituale, riconoscimenti e giustizia. Giuste opportunità in amore e sul lavoro. Ottimo inizio di giornata con Giove in buon aspetto e Marte che vi conferisce una carica notevole, avete dalla vostra una buona parte dei pianeti, solo Venere si nasconde un po' e questo potrebbe creare qualche problema sul piano sentimentale. Oggi la vostra attenzione dovrebbe concentrarsi sullo stile di vita che conducete, tutto sembra rincorrervi e non vi sentite al centro della vostra vita. Se l'amore vi ferisce, se non trovate il giusto equilibrio sentimentale, affidatevi al vostro intuito e al vostro carattere che, spesso, dietro un'apparente fragilità, sa trovare soluzioni adeguate ai vari problemi. Vantaggi da persone che hanno a che fare con moda, arte o bellezza. Gli amici cattureranno la tua attenzione, esci e accetta un invito. Incontri e novità interessanti. Contatti con persone attive e simpatiche. Guardate avanti e se il passato vi sembra troppo pesante, rimuovete, e con celerità, ogni presenza di questo passato nella vostra vita. Questo coraggio verrà premiato, Luna e Mercurio favorevoli. Una persona molto pettegola potrebbe intrugarsi di cose vostre e darvi qualche dispiacere, tenetela discretamente alla larga senza darle motivo di sospetto. Ostentate sicurezza ma dentro di voi ci sono molte incertezze. Cercate di chiarirvi le idee per andare avanti con il piede giusto. Basta poco per creare magiche atmosfere e armonie nel tuo rapporto amoroso, sei sulla buona strada per risolvere alcuni problemi di fondo, ma il successo richiede un impegno maggiore nel cercare le intese giuste. In questa giornata avrete un appuntamento che in un primo momento vi ecciterà molto, poiché avrete la sensazione di avere a che fare con una persona molto interessante. Ottime novità anche in amore, soprattutto per i single. Questa giornata finalmente si rivelerà tranquilla e potrete fare un po' il punto della situazione al lavoro o dedicare qualche ora in più alla cura di voi stessi. Nel lavoro si presenteranno splendide occasioni, che saprete cogliere al volo grazie a idee chiare e precise. Registrate una perfetta forma psicofisica grazie al buon transito sia di Plutone quanto di Nettuno in angolo armonico col vostro segno. Illuminare deputato al sonno e ai sogni, la Luna, trovandosi nel segno amico del Capricorno, vi mette in contatto con immagini di luoghi di viaggio e di campagna confortevoli, di luoghi di pace e di ristoro dove si respira un clima di concordia. I paesaggi sono agresti e popolati da una natura rigogliosa e animali da coccolare. Vi risvegliate con una bella freschezza mentale e la sensazione di poter risolvere ogni problema quotidiano. Novilunio in segno di terra come il vostro con il Sole, la Luna e i loro amici Venere e Plutone e tutti quanti beneficiati dal trigono del vostro inquilino Urano che velocizza un po' i tempi e regala una sferzata di energia. Peccato che fino a qualche ora fa al gruppo apparteneva anche Mercurio,
il quale oggi si installa però in acquario, segno allo zenit in quadratura. Tranquilli, nonostante questa mossa poco piacevole, potete sempre contare sul sestile protettivo del grande Giove, garante di supporti da parte degli amici e di contatti assolutamente sicuri. Insomma, continuate a sentirvi in una botte di ferro perché lo siete. Amore ed Eros. Due punti fedeltà, affidabilità e presenza costante premiano. Il partner ora sa di poter contare su di voi e la smette finalmente di tormentarvi con la sua gelosia. Ora tocca a voi fare altrettanto nei suoi confronti, perché il vostro amore sia veramente maturo e consapevole. Piccole discussioni familiari con figli o parenti in piccioni, oppure magari fratelli o cognati che, spinti da chissà cosa, vengono a suonarvi a un'ora irragionevole del mattino per portarvi gli auguri e una sorpresa. E no, l'unica sorpresa che oggi gradireste per davvero sarebbe una vincita alla lotteria di Capodanno. Provate perciò a fare una preghierina alla vostra buona stella, magari vedrà cosa si può fare. Il buongiorno si vede fin dal mattino e oggi sarete super romantici. Una cenetta fuori programma, curata nei minimi dettagli, farà battere il cuore al vostro partner come i primi tempi. Scoprite di poter viaggiare all'unisono con la persona amata. Non vi lasciate prendere da gelosie immotivate, però. Il duo celeste composto da Saturno e Mercurio in acquario vi stuzzica, specie se nati dal 21 al 26 di aprile. Per fortuna la razionalità di cui lo zodiaco vi ha dotati, è la vera guida che vi consente di superare ogni incertezza. Lavoro e denaro? Due punti di turno tranquilli al vostro posto, di festeggiamenti ne avete già avuti abbastanza e poi con il clima che si sta creando in tutto il mondo c'è poco da festeggiare. Tutti sono preoccupati, anche se per non rovinarsi le feste, si sforzano di non darlo a vedere. Sereni nella vostra casetta di montagna tra ciaspolate e sci di fondo, ma se gli amici vi invitano al chiuso ringraziando rifiutate con garbo, meglio trovarsi tutti fuori per una passeggiata all'aria aperta. Questo sì che si chiama essere un toro prudente. È arrivato il momento per tornare ad essere protagonisti. Ed ora ne avete anche l'opportunità. Vi aspetta una giornata particolarmente interessante, in cui è importante non sottovalutare nuovi contatti. Procedete all'organizzazione delle vostre situazioni professionali se anche oggi lavorate, con tutta l'energia di cui sapete dar prova. Plutone nel segno dell'efficienza costruttiva, il Capricorno, vi dà manforte, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 15 del mese di maggio. Benessere. Due punti: un colpo di tosse non fa contagio, come una rondine non fa primavera. Tranquillizzatevi e continuate a godervi questa lunedì all'aria aperta, con una sola nota dolente sul fondo: se le vostre ferie sono finite domani vi attendono in azienda, nel pomeriggio vi toccherà caricare l'auto, oppure recarvi in stazione e partire. Per quanto vi riguarda le feste sono finite, ricomincia la cosiddetta normalità, ma sarà proprio vero. Splendido l'aspetto ma dai mutamenti repentini di espressione e dal guizzare di qualche muscoletto si capisce che siete nervosi, del resto rimettersi in pista non piace a nessuno. Pronti a fare gli straordinari per gli altri ma non sempre chi vi è intorno è disponibile a fare lo stesso per voi. Una situazione che vi logora ma nel contempo deve farvi sentire felici della vostra generosità. Per lei. Pensieri malinconici con le feste scivolate alle spalle, e nulla di eccitante da attendere nel breve, avreste proprio bisogno di confrontarvi con qualcuno, vi ostinate a vedere la vostra coppa mezza vuota senza accorgervi che invece l'avete piena a metà, forse anche a tre quarti. Per lui, mentre state sciando piacevolmente, il cellulare nella tasca della tuta vi squilla, è il vostro capo che vi reclama domattina in azienda. Eppure lo sa che siete in ferie. Una volta passi, ma se ha preso il vizio, con gentilezza ma fermamente gli dite no. Colore delle emozioni, marrone bruciato. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Ti auguro un anno pieno di gioia e passione. Spero di vederti presto.